Movida allo sbando sabato notte a Modica, prese di mira le zone del Duomo di San Pietro e di Corso Garibaldi, bande di teppisti hanno lasciato sui marciapiedi un tappeto di bottiglie di birra rotte, transenne di un cantiere edile divelte, vicoli diventati orinatoi. Dopo un periodo, infatti, di relativa calma in concomitanza con i controlli delle forze dell'ordine e della polizia privata, i teppisti ubriachi del sabato notte sono tornati quindi alle loro becere imprese di inciviltà, un vero e proprio raid di teppisti ubriachi. Già in passato fatti analoghi erano stati denunciati dai cittadini e dagli operatori commerciali quando alla riapertura delle proprie attività trovavano bottiglie di vetro rotte, vomito e anche urina tra i vicoli. Quello che adesso si torna a chiedere con la normalità ritrovata a livello sanitario e le prime belle giornate e quindi anche una maggiore movida serale soprattutto nei weekend è un'organizzazione dei controlli serrate e puntuale al fine di prevenire fenomeni di inciviltà sempre più diffusi. Piccoli criminali in azione anche a Ragusa, dove sempre sabato qualcuno ha lanciato un grosso masso su un'auto in transito rompendone il parabrezza. Fortunatamente nulla di grave per il conducente, che se l'è cavata solo con un enorme spavento e un vetro rotto dell'auto. Il tutto è avvenuto in viale Colaiani, dove un gruppo di giovani, probabilmente di 13 o 14 anni, è stato anche visto fuggire subito dopo aver sentito lo schianto della grossa pietra e la frenata dell'autovettura. Ragazzini in cerca di divertimento, che non hanno la minima idea della gravità delle proprie azioni. La vicenda è stata raccontata sui social dalla stessa vittima, che ha sporto denuncia anche ai carabinieri dopo aver visto i ragazzi in fuga. Io ci ho rimesso un parabrezza, ha affermato, ma se questi giovincelli hanno la mania di fare questi gesti, magari per farsi delle riprese, che Dio li illumini di un minimo di saggezza.